Uomini e donne, Mattia Marciano ha scelto Vittoria De Ganello. Mattia Marciano ha scelto Vittoria De Ganello a Uomini e Donne. Incredibile, a poco meno di due mesi dall'inizio del trono classico di Uomini e Donne, ecco arrivare la clamorosa decisione di uno dei tronisti, che ha lasciato tutti di stucco. Difatti, in base alle anticipazioni del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi circolate in questi minuti sul web, Mattia Marciano ha scelto Vittoria De Ganello. In effetti il ragazzo non ha mai nascosto di essere molto interessato fin dall'inizio alla giovane corteggiatrice. Tuttavia, nella penultima puntata registrata, i due sono finiti nell'occhio del ciclone perché si sono conosciuti questa estate al mare. Motivo per cui gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno puntato il dito contro i due, accusandoli di essere alla ricerca di business. Perciò la bella Vittoria De Ganello ha abbandonato lo studio, evidentemente sconvolta dopo tutte queste accuse piovutele addosso. Finita qua? Nemmeno per idea, perché successivamente Mattia Marciano l'ha raggiunta nei camerini, cercando di calmarla. Ma a quel punto la corteggiatrice ha tuonato, annunciando l'intenzione di voler abbandonare per sempre la trasmissione. Una dichiarazione che pare aver colpito molto il tronista di origini napoletane, il quale ha comunicato alla redazione l'intenzione di voler andare via dal programma per iniziare finalmente una relazione con Vittoria. Uomini e donne, Mattia Marciano e Vittoria De Ganello insieme. Mattia Marciano ha scelto Vittoria De Ganello. E l'ha scelta al di fuori della trasmissione. Infatti, l'uomo, per non perdere per sempre la giovane corteggiatrice, ha deciso di abbandonare per sempre Uomini e Donne e iniziare una relazione. Una scelta, che ha lasciato i tanti fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi senza parole, in quanto nessuno si sarebbe mai aspettato che Mattia Marciano avrebbe fatto la sua scelta così presto. Invece, ecco arrivare il clamoroso colpo di scena. E chissà se la De Filippi annuncerà presto il nuovo tronista, che andrà a sostituirlo. A tal proposito sono in tanti a pensare che il posto di Marciano potrebbe prenderselo uno tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. Difatti, i due si sono lasciati oltre due mesi, poco dopo la loro partecipazione al reality show Temptation Island. Motivo per cui potrebbero essere alla ricerca di un nuovo amore. E chi meglio della sanguinaria potrebbe aiutarli a fidanzarsi? Tuttavia, negli ultimi giorni è circolato un insistente rumor per cui la presentatrice avrebbe proposto a Valeria Marini il trono classico. Che possa essere lei la nuova tronista. Per scoprirlo non resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne su Canale 5.